Buongiorno, buongiorno cari amici, siamo in diretta Facebook, diretta che facciamo settimanale per ragionare su quella che è la situazione politica da Roma, quali sono anche i temi di aggiornamento per chi ci segue, perché è fondamentale che tutti siamo aggiornati su quello che succede, soprattutto su, i nostri media che molto spesso non raccontano bene tutte le cose e ci sviano un po' da quella che è poi la verità. Ringrazio tutti quelli che stanno iniziando negli ultimi giorni a seguire la pagina, la comunità cresce ogni giorno e sono veramente contento perché è un'operazione molto spesso di verità che facciamo. Raccontiamo cose che non trovate sui giornaloni, in TV, dalle solite, no, Mirta Merlino, da Floris, da tutti questi, no, salotti televisivi che raccontano sempre la loro Italia, i loro amici, i loro VIP, i Fedez e compagnia cantante. Allora, vorrei aggiornarvi su un tema interessante, che è quello questa cosa qua che è successa, che adesso ve la faccio vedere, sostanzialmente enesima conferma che il virus, il Covid, è un virus cinese. Adesso lo andiamo a vedere perché c'è stato un servizio della TV australiana che sostanzialmente conferma quello che abbiamo detto da mesi e mesi e mesi, ci prendevano tutti in giro. Però ecco qua, sostanzialmente nel laboratorio di Wuhan, dove poi a 1 chilometro di distanza è esploso il coronavirus, si facevano esperimenti di tutti i tipi. Quindi vediamo un attimo se riusciamo. Niente, non riusciamo in questo momento a vederlo, va bene. Quindi pensavo di riuscire a farlo partire il video, però va bene. Allora, un altro tema è un tema importante, legato a questo emendamento che è stato bocciato. Raccontiamo nello specifico, ieri la Lega ha presentato un emendamento importante sul tema delle famiglie, sul tema del terzo figlio, sul tema questo che è un tema per noi importantissimo, del 10.000 euro a tutte le mamme che avrebbero sostanzialmente fatto il terzo figlio. Un emendamento al decreto sostegni, un emendamento importante perché in Italia non si fanno più figli e soprattutto nessuno arriva al terzo figlio. La difficoltà è stata proprio quella di ovviamente portare avanti questo emendamento in commissione e siccome la presidenza della commissione bilancio è gestita dal PD, ce l'hanno bocciato, cioè non l'hanno tecnicamente ammesso. Che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che non viene né discusso né votato nella commissione bilancio un emendamento presentato da Borghi e siamo rimasti, tra virgolette, cioè sostanzialmente bocciato. Un emendamento importante, costava solo 300 milioni di euro, però il PD, se si parla di ius soli, di no, patrimoniali, di portare i migranti con i porti aperti, allora lì magari l'emendamento, no, se dovevamo dare un po' di soldi alle ONG, allora sarebbero stati contenti, no, di far approvare questo emendamento. Invece ce lo hanno bocciato. Quindi, infatti Elvira mi dice, meglio, ma scherziamo, meglio fare. Questo è il tema. Allora, il tema vero è, se noi avessimo, non fossimo al governo, avrebbero già approvato ius soli, patrimoniale, porti aperti, regolarizzazione, ad esempio, si parla su un articolo che in questo momento non riesco a farvi vedere, abbiamo un problema tecnico, lo risolveremo. E vogliono regolarizzare 1 milione, ad esempio, di migranti minori che sono sbarcati in Italia e
in questo periodo. Quindi, grazie alla Lega, si sta bloccando tutte queste regolarizzazioni che creerebbero ovviamente tutti quei problemi. Cioè, una volta che io ho la cittadinanza italiana, sono sbarcato, ho la cittadinanza italiana, non posso più essere rimpatriato, ovviamente, no? Quindi, ecco, questa è la loro strategia. È quella di ovviamente andare a regolarizzare, dare la cittadinanza a più immigrati e quindi ovviamente crearsi non so cosa, un bacino di voti, boh, non lo so, questo lo vedremo. Sicuramente non è la priorità è oggi è chi ha una famiglia che è in difficoltà, dargli un aiuto concreto se hai figli. Altro che parlare di no, gender qua, gender su, c'è una priorità. Oggi sono le famiglie che sono in difficoltà perché magari papà ha perso il lavoro, papà in cassa integrazione, la mamma magari perché ha avuto il bambino gli creano problemi al lavoro, col contratto, non gli danno i permessi. Insomma, ci sono molte queste situazioni qua e la proposta della Lega era come diamo un contributo importante chi ha il terzo figlio di... Così, insomma, diamo un aiuto concreto. I soldi ci sono 40 miliardi di decreto, no? E quindi questa cosa qua, perché poi dobbiamo anche spiegare i numeri, sono 300 milioni su 40 miliardi. E il presidente del PD ha dichiarato quindi inammissibile, ennesima conferma del loro comportamento che ce l'hanno bocciato, insomma. Quindi combatteremo in commissione, in Parlamento, perché questa norma passi il prima possibile. Dopodiché, un'altra cosa importante che è avvenuta ieri, perché poi ci sono anche cose positive che avvengono, ad esempio sulla riforma degli acconti, è una roba tecnica, però sostanzialmente grazie alla Lega, sugli acconti, si andrà a riformarli e allungare insomma, si andrà a togliere meno tasse per quasi 9 miliardi di euro. Sembrerebbe pure che si può arrivare fino a 18. Adesso ci stiamo lavorando, però questa è una roba importante per le partite IVA, per le imprese. Insomma, qua il collega Alberto Gusmeroli ha fatto un lavoro straordinario in Commissione Finanze che magari non ne parlerà quasi nessuno tranne qualche giornale o qualche media di nicchia, no? Del settore tributario, però quando si danno degli aiuti concreti alle imprese in un momento in cui è in difficoltà, questo poi è la concretezza, il fare le cose, risolvere i problemi, dare le risposte, mettersi lì, incontrare le associazioni di categoria, provare a portare a casa i risultati. Questa è la concretezza della Lega di portare a casa i risultati e lavorare e non fare le chiacchiere. Perché questo oggi ci sono milioni di imprese, milioni di partite IVA che rischiano di chiudere, milioni di lavoratori che rischiano il licenziamento e quindi questa è la battaglia vera. Insieme alle ripartenze, ovviamente, a Speranza che lo vediamo con cosa combina, alla Lamorgese che non, per quanto mi riguarda sembra totalmente non in grado di gestire la situazione migranti. Mi dispiace che non riesco a farvi vedere. Mi attrezzerò la prossima volta per fare meglio, farvi vedere anche alcuni proprio alla rassegna stampa con gli articoli, però ci attrezzeremo meglio. Insomma, non abbiamo tutti i soldi che hanno, no? I Fedez e compagnia cantante. Quindi concretezza, fare le cose e combattere per portare avanti i propri ideali. Questa è la battaglia vera in un paese in cui oggi siamo tramortiti da questo coronavirus, messaggi contrastanti su tutto quello che vediamo, no, dal tema sanitario. Non parlo del tema, perché sennò dopo l'algoritmo Facebook mi riduce, insomma, mi nasconde, e avremo modo poi anche di persona con gli incontri di raccontare un po' tutto quello che avviene anche in ambito sanitario. Sicuramente ci sono delle difficoltà, inutile negare che non ci siano difficoltà, però bisogna combattere, perché sennò noi avremmo. Se non fossimo al governo, se non facessimo muro su tutta la questione, ad esempio, immigrazione, avremmo molto di più di quello che sta avvenendo. Si combatte perché comunque nel governo precedente, ad esempio il Conte Bis, sostanzialmente è stato ricostruito tutto quel
tutto quello che è oggi il business di immigrazione. Io pubblico tutti i messaggi che arrivano, so che c'è tanta rabbia, però bisogna combattere. Noi combattiamo e adesso faremo sentire la nostra voce sempre di più e cerchiamo anche in Parlamento di contrastare le politiche sbagliate che, ad esempio, arrivano delle proposte di patrimoniali, è stata presentata la legge, ovviamente quella roba lì finché siamo al governo non passerà mai. Dopo speriamo che arrivino prima possibile le elezioni per finalmente mandare a casa questa sinistra che insieme alle sardine hanno in mente solo tasse, patrimoniali, immigrazione, soldi al sociale però se è loro e poi hanno tutti i media dalla loro parte, no? Trasmissioni, no? Che danno sempre la colpa. Cioè, alla fine ho visto una tra poca trasmissione perché mi hanno anche stufato. Alla fine fa l'intervento, visto su Rete4, un sindaco del PD di Ancona, parla, fa l'intervento e parla solo di Salvini, cioè contro Salvini. Ecco, questa è la sinistra, attaccare Salvini e poi porti aperti. Contrasteremo, vinceremo la battaglia, una battaglia dura, non molliamo, non lasceremo che l'Italia venga governata da questa gente per i prossimi anni, dopo Berlusconi ormai sono 10 anni che governa la sinistra, li contrasteremo ed è importantissimo, quindi vi rinnovo l'invito a partecipare alla manifestazione organizzata da Matteo Salvini per la ripartenza, per la ripresa del paese, sabato alla Bocca della Verità alle ore 16, è fondamentale che più persone partecipano per dare un segno che possiamo difendere l'Italia, difendere il paese, possiamo ripartire. L'Italia è un grande paese, una grande nazione, non dimentichiamocelo mai, anche se qualcuno la vuole pezzo dopo pezzo smontare, una tradizione, una cultura, con le nostre radici, con anche il Made in Italy, che dobbiamo difendere da chi magari partiti filo-cinesi, no? Perché qua abbiamo gente che va a visitare l'ambasciata cinese, quando invece stiamo ancora subendo le conseguenze di un virus creato oramai, si sa, in laboratorio. E questa roba qua non la ricorderemo sempre, la dobbiamo ricordare, perché è troppo, troppo facile adesso dimenticare tutto quello che abbiamo passato. Per colpa, no, di questi esperimenti in laboratorio. Quindi contrasteremo in tutto quello che è, perché è la fondamentale difendere l'Italia e ripartire, perché l'Italia e gli italiani devono venire, sono al primo posto e devono essere sempre al primo posto di chi fa politica. Ci aggiorniamo e ci vediamo sabato insieme in piazza. Ciao, buona giornata.